tutti in questa seconda giornata con i nostri amici provenienti dalla Slovenia. Questo è un progetto che ha come argomento principale, in particolare, l'amicizia tra i popoli europei, ha lo scopo proprio di creare delle connessioni, dei rapporti con associazioni europee, in particolare con questa associazione slovena capofila, e avrà come epilogo la giornata in cui ci incontreremo a settembre tutti insieme in Slovenia, proprio per ricordare un episodio particolare della storia della seconda guerra mondiale che poi ci racconterà Mica. Io, prima di iniziare, volevo salutare il presidente della commissione cultura Federico Morricone, presidente della commissione cultura del Comune di Roma, a cui chiederei di fare un saluto introduttivo. Ciao a tutti, è per me un piacere e un onore rappresentare Roma Capitale in questo progetto. Non possiamo che auspicare una sempre maggiore amicizia e fratellanza tra i popoli europei. Considerate che Roma Capitale ha degli uffici per seguire e sviluppare i progetti europei, in particolare per quanto riguarda la cultura. Sono stato personalmente a rappresentare la capitale d'Italia agli infodei della cultura e a seguire progetti di integrazione tra le diverse nazioni europee, proprio attraverso quella che è il tessuto più facile da costituire, che è appunto quello culturale. Riteniamo che i molti festival europei, le molte iniziative, compresa questa per l'amicizia dei popoli, siano il cemento per realizzare la vera Europa. Vedete, l'Europa è stata costituita sulla base di un trattato molto importante negli anni passati, però poi l'Europa va costruita giorno dopo giorno attraverso lo scambio, l'interscambio culturale, politico, economico, proprio tra i cittadini europei. Credo che sia anche bello e simbolico che questo avvenga, ad esempio, qui l'Upcom proprio con la Slovenia, che ci ha visto protagonista di pagine storia europea e che insieme all'Italia è stata teatro di molti eventi storici della guerra, del dopoguerra e anche in tempi recenti, negli anni 90. Ed è bello che ci sia una conoscenza della cultura slovena e anche del territorio sloveno, ed è possiamo prendere anche esempio da questo. Abbiamo visto come la Slovenia ha individuato simbolicamente il proprio centro geometrico, il Geos. Ecco, forse questo potremmo prenderlo ad esempio anche noi italiani e istituire il nostro centro geografico, che è stato riconosciuto a Rieti, e farlo magari come atto di gemellaggio. Concludo facendo gli auguri di buon lavoro per questo progetto e ci rivedremo sicuramente a settembre per la giornata dell'amicizia. Buon lavoro. Thank you.